Progetti di donne per donne, quindi per sollevare le attività produttive al femminile. Noi siamo un'associazione che ha degli obiettivi specifici che sono i diritti umani ma anche l'avanzamento della condizione della donna e quindi lavoriamo in questa direzione con tutte le opportunità che possiamo offrire alle donne. Nel caso specifico questo dramma del terremoto ha indirizzato verso il recupero dell'attività produttiva che le donne avevano perduto per il sisma che è successo. È partita una colletta tra virgolette tra tutti i club Soroptimist italiani ma anche club stranieri, ma poi la scelta è stata fatta dai club delle Marche. Quindi la possibilità che i club locali, questo forte aggancio col territorio che i club del Soroptimist hanno, ci hanno consentito di individuare velocemente, correttamente e certamente in modo giusto gli interventi da fare. Le Marche sono state molto rapide, molto veloci nella capacità operativa di arrivare alla fine dei progetti. È davvero un merito eccezionale.